Riparte il servizio civile universale al comune di Andria. Per un anno 12 giovani presteranno servizio nell'ambito di due progetti banditi dall'ANCI Puglia. 6 ragazzi saranno attivi in biblioteca comunale nell'iniziativa In Reading 2023, che ha l'obiettivo di creare un presidio permanente di partecipazione e coesione culturale che contribuirà alla valorizzazione, tutela e fruizione del patrimonio librario, all'educazione e al rafforzamento dell'identità storica e culturale. Altri 6 parteciperanno a Monitor 2023, progetto che invece vuole sostenere e potenziare gli interventi di tutela, valorizzazione e promozione delle attività e dei beni ambientali. Luogo di svolgimento di quest'ultimo è il servizio autonomo igiene. Per il sindaco Giovanna Bruno si tratta di un momento importante perché in città il servizio riparte dopo diversi anni e dà la possibilità ai giovani di sperimentarsi con la cittadinanza attiva. Uno dei servizi cancellati dalla precedente amministrazione, che era partito nel lontano 2005 e portato avanti in maniera ininterrotta, poi quando hanno cominciato a diventare molto più evidenti i problemi economici, si è pensato male di cancellare alcuni servizi. Noi abbiamo scommesso in maniera importante, innanzitutto perché siamo rientrati in una rete che è quella dei comuni che hanno aderito al progetto anche a livello regionale, perché singolarmente non si sarebbe riusciti ad ottenere nulla. All'interno di ANCI rivestiamo anche un ruolo abbastanza delicato ed importante, e quindi questo ci ha consentito, questa rete di rapporti ci ha consentito di rimetterci in carreggiata. L'assessore alle politiche giovanili Viviana Di Leo ha rimarcato l'utilità di questo servizio per i giovani e per l'intera comunità. Ce l'avevamo come obiettivo di mandato, come obiettivo di questa amministrazione, quindi siamo particolarmente soddisfatti di averlo raggiunto. È un iter burocratico complesso, ma che anche grazie al coordinamento con ANCI Puglia siamo riusciti, insomma, a rendere fattibile. 12 nuove leve che presto, dal 19 settembre, inizieranno presso la biblioteca comunale nel settore ambiente, due settori per noi strategici e importanti anche per le giovani generazioni. Un'opportunità di formazione, ma anche un'opportunità di vita, perché alla fine è un'esperienza di cittadinanza attiva al servizio anche della macchina amministrativa, e quindi permetterà loro di conoscere anche la complessità della macchina amministrativa.